Ok, boys, sgir boys, siamo qui tornati su una live di Evil Dead The Game. I sopravvissuti dovrebbero cercare in ogni angolo per migliorare la loro attrezzatura e le loro caratteristiche. Comunque, ho fatto un paio di game prima per vedere un attimo come andava. E ho visto che comunque oggi mi sembrano un po' dormienti i demoni, se posso dire. E vediamo adesso chi andiamo incontro. Io sto potenziando lui, che mi sta piacendo, cacciatore, a quello che a me serve, quindi toglie possessione alle persone soppressate, alle persone possedute. Beh, spara a distanza, che non mi piace particolarmente. Difesa buona ma non troppo. Adesso comunque sto provando a mettere più amuleti, più cose, togliere un po' l'attacco, anche se ovviamente parlo dell'attacco a distanza, per vedere se effettivamente resiste un po' di più, anche se secondo me resiste anche fin troppo. E c'è quell'Ash che non vuole sceglie il personaggio. Di solito quando non vogliono scegliere il personaggio, perché vuol dire che qualcuno gli ha rubato il personaggio, in questo caso credo io. E questa è una squadra composta da 4 Ash, sarebbe tanta roba comunque. Dai, 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 ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. La partita inizia tra 120 secondi, in questo caso adesso ne mancano solo 26. Ah, la forma, voce non free of weekends, we don't do force. Dai, il demone è già. Poi comunque, allora, livello 13, qualcosa mi diceva che poverino, poverello, qualcosa nel cestello. Vabbè, intanto allora a sto punto vi faccio far così, vi faccio vedere un attimo. Che, allora, paura la lasciamo così. Amuleti non ci servono, ho visto. Va bene, questo qua possiamo ancora tenercelo, anche se in realtà non saprei. Quindi adesso avevo intenzione di mettere tanti punti qua, oppure direttamente fare così. Stavo pensando, direttamente puntiamo ai danni di fuoco, che è questa la cosa che è più importante. I muliti, allora, se ci teniamo rimangono a livelli 3. Se no potevamo mettere qualcosa tipo smembramento. Smembramento, riduzione della propagazione, magari ancora, ma non saprei. E volevo puntare se avevo già i punti e i colpi alla testa, che avrei già un 5%. Non saprei. Per ora teniamo così. Poi abbiamo la stamina massima, stamina break, e abbiamo la riduzione, il costo della stamina per schivare. Ah, comunque un punto ce l'abbiamo ancora, quindi a sto punto proviamo a fare così. Non ho ancora provato a mettere il danno da equilibrio, quindi adesso questa sarà una partita un po' sperimentale, cioè nel senso ovviamente ci sono tutte le mie caratteristiche che voglio, però niente, abbiamo tolto un attimo la potenza di fuoco per aumentare, sì, potenza, ma per ridurre l'equilibrio, quindi diciamo la barra del rincoglionimento, per stordirli, stunnarli. E vediamo, dai, adesso se troviamo una partita in the game. Speriamo. Oggi tutti vogliono il mio Ash. Cioè, di solito vogliono l'Ash delle tenebre, oggi vogliono questo. Vabbè. Che inizialmente veramente dicevo che veramente fa cacare, però effettivamente i cacciatori sono quelli, secondo me, che vanno usati se sei davvero forte, cioè perché non puntano sull'attacco, non hanno salute. Quindi cerchiamo sempre di andare a distanza. Anche se inizialmente useremo le armi.
Ok, abbiamo due cacciatori, due a distanza, un guerriero che ci sta e un supporto. Il problema è che il guerriero è un po' scarsello, diciamo. Mettiamola così, vediamo un po' se è veramente così o no. Speriamo di no. I classi cacciatori sono perfetti per il combattimento a distanza e l'esplorazione degli ambienti. Questo concordo. Sono fondamentali per tenere i loro alleati in partita più a lungo possibile. Sono concordo se lo sai usare. Stile combattimento unico. Puoi evocare unità potenti e potenziali finché diventano inarrestabili. E non attiviamo mai la posizione in grado di mettere i soprassuti uno contro gli altri con facilità. Bene. I know now what I have unleashed onto this earth. This year. If you're hearing this, the future is in your hands. Fucile a manovella, nope. Prendiamo questa, anche se questa arma mi fa abbastanza caccare. Se si può dire. Tanto dopo io so che riprenderò sicuramente il pompa, quindi. A sto punto. Beh, sento cazzo ovunque, però qua ci sono troppe munizioni del pompa che per forza io non posso non raccogliere. Probabilmente poi tanto troverò un pompa. Quasi quasi me lo riprendo a sto punto. Bene, lì non c'è più niente. Qua ho insegnato una cassa per caso, i boys. Eh sì. Rigidus. Noi vediamo casse che altri non vedono. Il moschetto. Nope. Ma anche no. Non c'è nessuna cassa? Comunque non sto lutando per niente, cioè non sto trovando quello che mi occorre. Fattatura è importante perché comunque contiene sempre un po' di bella roba. Oh la madonnina! Cassa d'oro? Oppure no, lei è arancione. Now hold the first piece of my map. A small but strong step forward. Aspetta di appuntare le casse. Sì, è proprio d'oro. È proprio d'oro, quasi quasi questa lancia la piglio. Penso che se ormai. Sei pink, allora bizzarriamocis. Scudello. Mettiamo, anche se sinceramente non abbiamo trovato molti scudi, ma ci andiamo. Dove sta arrivando? Ah no, sono qua i demoni selvaggi. Niente di che, mi aspettavo qualcosa in più. Di livello 6. Ah. Non male. Non male, ma neanche troppo bene. Bene, just in time. Un attimo come arrivo. Mettiamo un attimo qua. Sta mai. Martello di Miley Cyrus. Due pink,
Pala, che spala a merda. Lascia la prima lasciata. Questa macchina di solito contiene roba buona, sì, infatti. Ormai conosco le mie macchine. E ci potenziamo la salute e la paura. Ok, manca solo la mischia praticamente. Che questo personaggio tanto. Ah, peccare non mi tocca. Andiamo to the road again. Penso che abbiamo iniziato da Dio, però. The final piece has been collected, making the map whole again and revealing the whereabouts of the Kandarian dagger and the lost pages of the Necronomicon. Ah, fanculo. Aia. Aia. Andiamo, dai. Non ho neanche tante shwep, non ho niente, quindi. Ah, a parte che abbiamo già tutto qua. Quasi quasi. Sti cazzi, la cassa della non la prendo. Ho anche armi abbastanza di merda. Revolver viola. Quasi quasi. Tanto non ho la maestria, poi non. Però vorrei valutare un attimo in casa se c'era qualcosa. Questi qua, però mi sa che hanno già preso tutto. Non ho preso un cazzo. Anzi, adesso ci sono munizioni del fucile. Troppe munizioni così a gratis. Ma chi era? What? Ho visto per caso una muleta nascosta? Andiamo, dai, let's go. Ne abbiamo tante, ma non ci interessa. Allora, io sto andando di là, 540 metri. C'è qualcuno che mi sta seguendo molto morbosamente da dietro. Sì, fammi prendere questo. Muletino, prendiamo. Bene, ora possiamo riprendere le munizioni che ci aspettavano di diritto. Del pompa. Volevo trovare una cronaca più interessante, ma tanto ormai abbiamo tutto. Right, Zuckle.
Dai, 100 metri. 150. Arrivo, boys. Diciamo, un cacciatore non dovrebbe essere così potente. Il tipo, sto arrivando, però... Fero magico. Non mi tocchi. Ancora. Muleta? No. Nessuno che droppa vita, muleti? Niente. Sapevo pure che passava di lì. Ci mi sono fatto fregare. Bella, come al solito niente. Munizioni del pompa, tanta roba, me ne prende. Mazza chiodata, quasi quasi, me la piglio. Beh, pigliatela. Pigliatela dai che sei un supporto. Se te la dai pure. Beh, aspettavo una tua cura però. Bene, andiamo. Dove devo andare? Dove devo andare? Dove devo andare? Qua. Questa macchina non mi interessa. No, non sono interessato. C'è pure una cassa. Ma vai a fare in culo, vabbè, lo so che mi metterà paura, ma ci sono per anche riempire un po' di gente. E se mi ruba la shrap? Devo vedere, per cazzo mia. Facci la manovella, così. Vabbè, nel caso se la prende con me poi il demone adesso, no? Dire troppo. Con una shrap sopravvivenza proprio cassa d'oro. Doppia canna? È quello che ho detto? Eh sì. 522. Porca puttana, ho trovato l'arma buona. Cioè così. Bene. Oro, oro. Una shrap, ce la possiamo fare? Sì. Credo. La speranza è l'ultima a morire, ma... But, servirebbe comunque qualcosa per curarmi. Mentre i boys se fanno le casse, mi faccio... No, sì. Oh, vai, affanculo. Mi rimordo. Si è rigidito il controller. Munizioni speciali. Munizioni di ogni tipo, ma non... il mio tipo. Muleta. The group has begun to collect the... Perché ho visto che ho ancora tanto tempo, quindi...
Remain close to ensure its collection. Sentito la cassa, non vi preoccupate, ma tanto cioè non posso darmi armi migliori di così finché ce le abbiamo già tutti, quindi. Aia, mi perdete lo scudo. Cioè così, partire con uno scudo, un pezzo di scudo in meno mi irrita davvero. Tanto poi se la cavano, vero? Ma lo faccio. Dai. E io pure lì. Porca puttana, mi ha shottato. Sti cazzo di cacciatori di merda che shottano tutti. Affanculo. C'è proprio una morte così o... Sei che sono troppo forti i cacciatori. Prego, di animo. Dai. Meno male che c'era la possessione. Questo che cazzo diventa da rigido. Minchia, che parte. Partita. Stavo morendo malissimo e mi sa che moriremo ancora. Dobbiamo per forza trovare qualche cura. Almeno io devo trovare qualche cura. O sono morto. Siamo morti. Solo Calligan. Cagli un po' di vita. Ce n'è un po' di faloppini. Give me a shims and we'll get along just fine. Qua c'ero già passato prima. Cominciamoci ad avvicinare. Poi Max Schweppes. Non riesco a darmi la Schweppes. Sono una merda allora. Sono una merda, non posso darmi la Schweppes.
Cioè, ce l'ho come se ce l'avessi full, ma non ce l'ho full. Sono morto. Io sono morto, mi deve curare la tipa per forza. Ti prego. Poi almeno te. Andiamo boys. Ci abbiamo da perdere. Mi devo fermare un attimo per forza. Non vedo perché non mi fa prendere le Schweppes. Poi c'è una qua, c'è una shop qua. Andiamo, cazzo. Guarda che sono lento in ritardo. Cosa devo fare? Si è buggato la Schweppes. È una cassa d'oro? No. Sembrava. Mi sembrava un po' troppo d'oro per i miei gusti. Se i boys non si sbrigano non ci muoiono lì. Ultima fiammiferata prima di andare nella grande fight. I'm no doctor, but I'm pretty sure one of our team members is a doctor. Siamo morti, abbiamo perso. È andata bene. È un punto. Beh, intanto quello sta facendo qua la punta roba. Intanto gli facciamo le cartucce nostre. Possiamo magari ancora farcela. Dai, che potente. Arriva Voice. Cazzo, il pistolaio di merda. Di 6 secondi. What are you gonna do now?
Good, not bad. Ultimi due cacciatori sopravvissuti. 26.000, minchia, tanta roba. 57 enzing enzing maps. Vabbè, che brizze, eh. Saliamo di livello o no? Dimmi di sì, dimmi di sì, ti prego. Non mi illudere, non mi illudere. Dulcis in fundo. Beh, direi quindi allora a sto punto facciamo ancora una bella partitazza con lui. Però abbiamo capito un po' cosa abbiamo, cosa abbiamo fatto. Gli scudi, non lo so. Livello massimo, ok, yes. Taglierei gli scudi. Organizziamoci, organizziamoci. No, riduzione coso e cosa teniamo. Quindi questa ramo di abilità ci sta per forza tutto. E questo non mi sembra particolarmente interessante, quindi proviamo a mettere tutto qua. Così mi sembra veramente interesting. Quindi abbiamo uno portata aumentata, 4 di danni in più, uno che toglie più sangue ancora, quindi ancora più danno teoricamente. Questo che i colpi sono più concentrati, la rosa dei colpi è più soppressata. E 3 di danno così. Però questo qua, magari togliere il danno qua per mettere il danno alla testa che faccia ancora più danno. Magari siccome non sono tanto così preciso, allora magari mettiamo qua. Tanto il 15% va bene lo stesso. Ok. Ok, ok, ok. Se facciamo questa oppure anche un'altra partita. Io direi che se già due van bene, tanta roba. Vediamo un po'. E ho poi fronteggiato anche gli scheletri, che per me sono i peggiori. Quel pifferaio lì, meno male che l'ho evocato poche volte, secondo me. O che c'era già il cacciatore pronto. Per quel piffero lì che potenzia le truppette del merda. Fanno abbastanza incazzare. Sono troppo potenti. Speriamo che non si incazzino, che scelga io la Shash. Lash semi Ash. Evil is about to have a buono. Really bad day. Bene, abbiamo quindi tre Ash, però non abbiamo l'Ash più potente. E abbiamo una buonissima cacciatrice livello 21, sempre che sia molto buona. Perché quelle lì di solito sono Brits. Almeno secondo i canoni di standard. Oh, ok, due. Questa già partita andrà male, già capito. Possiamo già chiudere, ciao, è stato bello. No, ma noi ci proviamo. Spawn è un po' poco spawn. Spawn poco spawn non mi piace molto, Queste casse quasi che non si dovrebbero aprire. Ma vediamo questo. Fucile da caccia? Nice. Aspetta che ti rubo tutto, boys, ma poi è questione di sopravvivenza. E già hanno trovato una motosega. Quasi quasi, se dobbiamo fare proprio la combinazione del campione a srubalini.
Quasi quasi, perché no? Why no? Strano che qua ci sia una schwepp così. A tuorli di candela. Oh, ai 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 ai, mannaia, l'ho vista. Fai finta di scavalcare. Lancia che non mi garba affatto. Ciao boys. Questo è un boys, l'ho lasciato lì. Depennalo. Dobbiamo prenderci quella sega lì proprio dritta davanti a noi. Ci serve un po' di stamina. Alla madonna, ma qua è pieno di sasso. Dobbiamo assolutamente alzare questo posto, è incredibile. Camminiamo anche un attimo, che il personaggio è un po' stanchino. Però amuleti così. Contentissimo. Ma a posto. Era di Harry, ma tanto ormai. Ah, anzi no, azz. Siamo nella merda. E già anche alla torcia 81%, che azz. Siamo nella merda ancora. Ribadisco. Però devo guardare un attimo in giro a questo punto. No, non mi morire. Sto arrivando, boys, che devo potenziare un attimo. Attenzione, sono qua. No. Questo di me. Good. Your group has found the first hidden piece of the map. Io questo è fighissimo, devo stare più che uniti.
messy. Time to let the boomstick do the talking. This one's got courage. Sai che salute per forza va aumentata. Tipo dimmi che c'è qualcosa di buono. Voglio tornare di là dove erano morti i boys, che magari c'è qualcosa di interessante. Dico magari. Sogno di Clara dove eravamo andati prima, quindi siamo comunque qua vicino. Sai perché qualcosa me lo diceva, la sento qua vicino. The survivors have collected another portion of the map. Admirable effort, but there is still much to be done. No, con me non mi freghi, almeno sì, tra un po' mi freghi, so già cosa stai aspettando, quindi non caghiamoci in mano. Amuleto. Anacleto. Beh, seguiamo sti boys allora a sto punto. Visto che mi sembrano molto prestanti. La sega che mi ferisce, riprendiamo. Poi qua c'è un'altra cassa, ce la prendiamo. C'è qualcosa interessante? No, probabilmente hanno qualcuno al pompa, perché c'è un cavolo. Una shop molto volentieri comunque. Meno che non trovo io da qua. Infatti no. Ma io sto seguendo loro, ma loro dove cavolo pensano di andare? Sti stupidini. Sento qualcosa che ha fatto bling bling, eh? Niente interessante però. Arrivo. Amuleto? Fammi prendere sto amuleto. Cazzo, si mi ha preso. Lost one to evil.
Never gets easy. Andiamo, boys. Un po' rigido però lui, eh. Andiamo all'obiettivo? Da qua non ce la facciamo più. Prendiamo anche un piccolo fiammiferaio, pure scarseggiamo. Altro che se scarseggiamo. Fiammiferi max, qua non c'è niente. Traps, sì. Cigala, cigus. Vediamone qua. Sta rimanendo anche di paura io. Per aprire una cassa di merda. Allora, come tira lui almeno mi dà vita. Dammi vita, così mi piace. Dai, mi darà anche l'obiettivo. Trap, 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 trap. Shake, shake, shake. Però siamo ancora qua, siamo ancora qua. Noi non dovremmo essere qua. Perché mi lascia lui da solo? La collezione della Kandarian dagger ha iniziato. Questo rappresenta un grave threat to the evil dead. Be prepared to do battle. E vabbè, ma ce l'ha con me. Oh, vaffanculo.
sta per chiamare qualcosa, mi dice che devo curare. Non riesco a prenderlo. Le cade in testa. La madonna, tre colpi, eh? Azzarolla. Io sono pure fuori dalla safe. Oh, thanks, thanks. Devo subito una shot. Io sarei il boss. Perché ce l'ha con me? The living have seized the Kandarian dagger. You are one step closer to defeating the spirits of the... È forte questo qua. Minchia, siamo solo... Sti cazzi. Sti cazzissimi. Cioè, siamo... morti. Praticamente. La sostanza è quella. Volevo andare in macchina, andiamo a piedi. Minchia, proprio al pelo di tutto. 38 anche di torcia. Questo qua prende di potenza. Vado di falò. Cimitero di Stormhold. Vedete se c'è qualcosa? Ah, boy, se mi muori ti prego. E io sono in netta difficoltà. Io sto anche morendo di paura. Ma che è? Bene, abbiamo finito la partita. Andiamo a provare a salvare i boys, ma...
Sai che è una cosa impossibile. Mm-mm. Non è ancora schivato perfetto, sono riuscito a fare. Grazie di tutto e di avermi lasciato in merda. La tosta, a parte lo sapevo già. Ma non mi aspettavo così tosta. Però qualcosa mi ha fatto capire che devo cambiare magari qualcosa. Sì, farei tipo così. Siccome voglio shottarli prima e tanto danno ci sta, metterei così sicuramente. E magari anche togliere il danno stesso. Togliere il danno ancora stesso per rimetterli qua in amuleti. Ma 5%. Ah cazzo, però 5% non è una sega. No, lasciamo così. Preferisco così. Dai, proviamo a fare ancora un'ultima partita, un ultimo game. Count on my steel. Hail to the king, baby. Something is out there. Something that forced its way into our world. I thought I could hide. What a joke. Scusate, ho visto una mini interruzione per il fatto che pensavo almeno fosse un attimino pronto qualcosa già per dopo, ma vedo che qua ogni volta sono sempre io quello che dice cazzate, quindi a posto siamo. Dai, adesso al 16 ero potentissimo, al 24 una forza della natura, adesso che sono al 25 devo shottare tutti. Mi interessa. Everything's gonna be all right. I'm here. Questo è un pezzo dello scudo del cavaliere un po' intrinseco, se si può dire. I know someone's out there. I heard you down in the cellar. Dai, però.
uno più forte di Lord Arthur che non sia di livello 2, magari. Che già il leader fa un po' cacare. Poi livello 2. Già lui. Non mi interessa. Sinceramente, però va bene. E palle, ma oggi, cioè, non lo so, ci sono solo questi qua, che due coglioni, no? Che due palle. Find them. Diciamo che non abbiamo trovato nulla di che. Però abbiamo trovato qualcosa di molto interessante qua. Anche lo spara sega, quindi ce ne spariamo una subito dopo game. 7 ping. Boom, good, buono. Baglia di Kenobi. Cazzo c'ha fare se la baglia di Kenobi? Obi-Wan. One. Guarda qui che bel riflesso. Taverna Sbrunson. Provo a vedere se per caso questi stupidi Hibbid mi aveva lasciato una cassa. Quindi mi hanno lasciato un botto di roba. Fatto di peoples manual souls dark souls finders keepers mazza chiodata ze. Sapevo che i boss non aiutavano bene. Io lo sapevo. Dove c'è già lo scudello. Tengo pure la torcia al massimo. Wow. Così me la tengo per dopo. Allora a questo punto. Abbiamo già comunque scappi. Papà. Distanza al massimo. Più. And. Un'ascia. Gabbia da circo, dai, vediamo tutta la mappa, tanto siamo qua vicini. Se che non mi vado a infognare come adesso, sarebbe male. Another piece of the map has been collected. Cassaviola però. Your group is making progress against the dark spirit. Cassaviola non si rifiuta, purtroppo. Tutto quello che abbiamo fatto non è servito a un cazzo. Gli spumi mi sembrano abbastanza vicini. Cioè più vicini del solito, non so come spiegare. Poi in zone comunque non troppo neanche isolate. Quindi. Beh. Buono. Lascia la boscagliola, la lasciamo al boys. No, pezzi di sticchio horror. Allora, sentiamo nel buco. Jedi's do not like light. I can say that from personal experience. Thanks, Vox, ma ci vuole tutto al massimo. Mi vuole dirlo. Eh no, balestra no. Yes.
Villaggio da pesca, mica era qua. Ah, non mi trovo tutte altre parti. Ho ancora tolto lo scudo questi qua. Facciamo paura, dai. Mannaia Sacra Sindone. Quasi quasi tutto d'oro stiamo trovando. Tutto d'oro, ma perché motivo c'è. Andiamo da una parte all'altra. Cattivissimi questi qua. Sono riuscito a salire qua. Ah, quella tre scudi così diretta. Guarda che blu scudi. Bene, questo vi fa capire che devo mettere un po' di scudi. E un attimo, quante cose stai segnando. Ma il boss, il demone, esiste o non c'è? Direi che la mia potenza è schifo, devo solo fare una sweat. Ma mi state facendo andare da una parte all'altra per caso? Cioè, comunque avevo capito, devo prendere la macchina. Ma perché io sto cercando di seguire quella lì, ma quella lì va ovunque. Di scappo. Direi che qua stiamo andando un po' del cazzo vogliamo. Un po' tutti sparsi. Probabilmente arriverà da me. Cioè, cosa è diventato GTA praticamente, guarda. Il video è perfetto. Qua avrà già buttato tutto. Mi sa di sì, però magari qualcosina lasciato. Perché c'ha full scudi, full massimo. Avrà lasciato qualcosina per me. Se non ha lasciato una sega. Mi sa che non mi ha lasciato niente. Ecco qua. Visto? Quando dico le frasi magiche famose. Però di scudi.
Vabbè, appena parte la sopravvivenza, io vado. Io adesso devo trovare un po' di scudi. Devo andare in ricerca. Di Puglia. Demone questo giro mi sembra poco demone. Non vedo che non l'ho fatto attivare. Vabbè. Non trovo ciò che mi serve. A questo punto vado dei boys per forza. Your group now holds the final piece of the map. The lost pages of the Necronomicon. Bene, mi hanno inventato il vecchio pezzo di mappa. My plan will only succeed with these items. Direttamente alla fonte. Direi che il pugnale è quello più vicino che abbiamo. Però un prima palottino. No, vabbè. Certo, sono full. No, piazza. No, che mi vede. No, sta bene di paura. E facciamolo! Prima sopravvivenza. Da solo. Aspettiamo i boys. Aia. Sono arrivato a schiare indietro apposta. Ragazzi, c'è proprio di eco, voglio beccarlo in testa e vedere qualche cazzo di tempo. Dammi, ma quanto cazzo mi ha dato? Munizioni... Quest'albero qua, io non credo che sia stato da vicino. Non sono rimasto per fermo per le munizioni, mi hanno inculato. Dai, dai, che mi stanno facendo i sandwich. Dai, dai. Stai vicino che sei buono, eh? Stai vicino agli altri. Cioè... è così buono.
Grazie per le missioni. Bene, andiamo direttamente alla fonte dei 240 metri. Questa partita è molto 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 buona. Poteva però starci il leader, quello delle armi a distanza. Poi dove mi blocco sempre, che devo andare per forza a destra, perché non posso salire. Che io sappia. Chi va sempre full amuleti. Oh, ho perso resistenza, incredibile. Quasi quasi. Proprio per andare in fight, bello pulito. Ci sta. Un po' di falò. C'è anche il segno della corona. King. E io vai. Has roused the lost pages of the Necronomicon, transmitting a psychic wave to all corrupted souls. Hai visto quel fascio lì giallo? Non ci ho capito più niente. Già prima la piglio io. Spalle, non posso andare di armi avvicinate, cioè. Oh, pezzo di... niente. Bene. Who's next? Vedo una cassa d'oro lì. Ho visto una cassa d'oro. Necronomicon. Quindi io grazie. C'è una cassa d'oro. Batti, muori. Muore. Devo prendere questa cassa d'oro perché mi sento fortunato, dai. Ah, oh, vaffanculo. Non così fortunato e magari mi voglio qualcosa. Porca puttana, martello da fabbro di Miley Cyrus. Minchia, sono lontanissimo. Qua ci moriamo di paura. Dobbiamo correre, rannarcela.
Sempre ne ho. Mi sta concentrando, si devo dire, siete un po' lenti. Passo di qua. Questo non mi serve con pink al massimo, quindi tanto vale. Non ha più tanta munizione, eh. Per dire non cazzo. Non ho vista. No, ci muoio qua. Più famiglieri. Una sega. Cioè è morto in fiammiferato. Sto andando così bene col partito. Ma c'è qualcuno che mi sta seguendo? No. Siamo più colpi. Si è offeso. Beh, almeno poi si spostassate di me, in questo però non fa niente. Mi sembra molto determinato. Iniziamo! Tipo come Harry Potter quando devono distruggere... Ecco. Iniziamo un beato tazzo, occio girl! Picchiami proprio, voglio essere picchiato. Finitemi. Bene. Perché mi serviva. E niente, per così. Tu tranquilli. Mi proteggete un attimo. Meglio se non vi dispiace. Uno scudo, peccato. Ah, mi sono andato. Non male. Boom. Ultron. E abbiamo il braccio. Defend the book. Defend the books, the Ciao, scrivetrina. Per munizioni a distanza. Sono con povero. Ah, pietre che si muovono, pietre comiche. Ah,
Non lo so. Bene. Ma è impossibile che non droppa neanche una munizione, eh? Questo non serviva. Questo è proprio il boss. Non potrebbe avere giocato. Io salto una lontano. L'ho sentito. Non mi vedo neanche più il boss adesso, eh? Che c'è? Peccato, avevo questo. Ah, very nice, good. Ti prego, dimmi che non sono arrivato ultimo. No, io ho fatto un bot, era sempre ovunque, quindi potrebbe essere anche arrivata prima. Quella che ho visto di più. No, infatti danni ci sono, ma Toby vendetta vera. Guru è ultimo, eppure. Quello volente 400, beh, zero ovviamente. Tempo passato sugli obiettivi io, tanta roba. Una causata comunque secondo, colpi la testa di la tipa, infatti vedevo che faceva qualcosa, unità uccide. Ah minchia la tipa, comunque unità boss uccide lui, perfetto. 30.000, vediamo quanto sale. 0 alleati, 0 ottimo, 0 pure. Perfetto. Va bene ragazzi, rincazzuoli. Belli boys, io vi saluto, vi auguro ogni bene, grazie mille per avermi guardato la live. Che ovviamente adesso sarà su YouTube. E boh, avete visto un po' come si padroneggia il cacciatore, anche se non ci sono state partite particolarmente che ho dato il massimo del cacciatore, siccome c'era un po' chi zombie base, si può dire, mostri base. E niente, dai, ci becchiamo alla prossima, bella boys. Ta-tao. Per altre guide seguitemi.